come vorrei che la nave di nome Arco non avesse oltrepassato mai le ombrose Simplegadi, volando verso la Colchide, e che l'albero di Pino non fosse mai caduto, preciso dalla scure nelle valli del Penio, per fornire i regni a quegli eroi che, per il Repelia, andarono a cercare il bello d'oro. Medea, la mia padrona, non avrebbe preso il mare verso Iolco e le sue torri, con il cuore sconvolto dall'amore per Giasone. Non avrebbe persuaso le figlie di Pelia ad uccidere il padre. Non sarebbe venuta ad abitare in questo paese di Corinto con il marito e con i figli. Esule, e tuttavia gradita ai cittadini, viveva in perfetto accordo con Giasone. Ed è una gran fortuna quando la donna è in armonia con l'uomo. Ora invece tutto le è contro. È ferita nell'affetto più grande. Giasone ha tradito la mia padrona e i figli e si è unita a una principessa. Ha sposato la figlia di Creonte, che regna su questa terra. Schiava della mia padrona, vecchia fedele, perché ne stai sola sulla porta di casa a lamentare? E Medea, come mai permette che tu la lasci? Non ha ancora finito di piangere. Ma che dici? Le sue sofferenze sono solo all'inizio. Povera donna, se mi è concesso di dirlo, delle nuove sciagure non sa nulla. Che dici, vecchio? Parla! No! Mi pento anche di quello che ho detto. Ti supplico, non nascondere nulla a una compagna di schiavitù. Se è necessario tacere, io manterrò il silenzio. Mi trovavo nel luogo dove si gioca Ada, là presso la sacra fonte di Pirene, dove siedono di solito gli anziani. Fingendomi non più stare a scuola, ho udito un tale dire che Creonte, il re di questa terra, vuole scacciare da Corinto la madre e i figli. Non so se sia vero, vorrei che non lo fosse. E Giasone permetterà che i suoi figli subiscano questa sorte, anche se in disaccordo con la madre? Nuovi legami si sostituiscono ai vecchi, ed egli non ha più amore per questa casa. Ma se una nuova sciagura si aggiunge a quelle antiche, prima che siano superate, è davvero la fine. Tu però calmati e taci. Non è il momento che la padrona sappia queste cose. Sciagurate che sono infelice! Ahimè, quanto soffro! Io soffro, soffro per straziante! Maledetti figli di una madre odiosa! Possiate morire assieme a vostro padre, che questa casa precipiti in rovina! Ma veramente cosa c'entrano i figli con la colpa dei padri? Perché li odio? Tremenda è la volontà di re. Obbediscono poco, comandano molto. Difficilmente mutano d'animo. Ho udito la voce, ho udito il grido dell'infelice donna della Colchide. Non ha dunque pace. Parla, vecchia nutrice. Ho sentito dei gemiti provenire dalla casa. Il dolore di una famiglia che mi è cara non mi rallegra certo, donna. Questa famiglia non esiste più, è finita. Giasone si è unita alla principessa. Lei nelle sue stanze consuma la sua vita e non ha nessuno accanto a sé. Nessuno che la consoli con parole amiche. Perché? Perché non mi capisci il fulmine celeste? Quale senso ha per me vivere ancora? Vorrei lasciare questa vita odiosa, vorrei dissolvermi nella morte. O Zeus, o terra, o luce, sentite risuonare il grido della sposa infelice. Che cos'è questo desiderio folle di un abbraccio mortale? Non invocare la morte, perché vuoi affrettarla? Se il tuo sposo onora un'altra donna, non adirarti per questo, non consumarti lacrime per lui. Zeus saprà vendicarti. Oh, grande Tene, e tu, divina Artemide, vedete quel che soffro? Avete legato a me quest'uomo maledetto con giuramenti solenni. Vorrei vederlo annientato, lui, con la sua sposa e la casa intera. Loro che per primio saranno le carni offese. Oh, Artemide, mia patria, ti ho lasciato dopo aver ucciso mio fratello, in modo indegno. Sentite quel che dice, e come invoca Tene a dare le promesse. E Zeus, il Dio che garantisce i giuramenti degli uomini. Placare la sua collera non sarà facile. Perché non viene qui davanti a noi e non ascolta le nostre parole? Mitigherebbe forse quest'ira cupa, questi folli propositi. Va dunque, falla venire qui, fuori dalla casa. Dille che le vogliamo bene. Lo farò, anche se non credo di poter persuadere la mia padrona. Ci proverò tutta mia, però non tua. Ho udito risuonare gemiti e lamenti. È lei che grida il suo dolore acuto contro lo sposo crudele e traditore. Ha subito ingiustizia e invoca Temi, figlio.
figlia di Zeus, temi che veglia sui giuramenti, temi che la spinta sulle rive dell'Eldade, di notte, attraverso le onde salmastre, fino allo stretto dove si apre il mare. Donne di Corinto, ecco, sono uscita di casa perché non abbiate da ridire. La sciagura che mi ha colpito all'improvviso mi ha spezzato il cuore. E perduto ogni gioia di vivere, desidero soltanto morire. Lui, che per me era tutto, si è rivelato essere il peggiore degli uomini. Di tutte le creature che hanno anima e cervello, noi donne siamo le più infelici. Per prima cosa dobbiamo comperarci un marito che diventa padrone del nostro corpo, e questo è il male peggiore. Ma c'è un rischio più grande. Sarà buono o cattivo? Separarsi è un disonore per le donne e rifiutare lo sposo è impossibile. Se poi ti viene a trovare tra nuove usanze e abitudini diverse da quelle di casa tua, dovresti essere un'indovina per sapere come comportarti. Se ci riesci e le cose vanno bene, il marito sopporta la convivenza di buon grado, la vita è bella. Se no, è meglio morire. Tacerò, Medea. È giusto che tu voglia vendicarti del tuo sposo, e non mi meraviglio se piange sulle tue sventure. Ma ecco Creonte, il re di questa terra, che viene ad annunciare le sue nuove decisioni. Tu che inveisci contro tuo marito, piena di furore con lo sguardo torvo, Medea, parlo con te. Ti ordino di andartene in esilio, via da questa terra, con i tuoi figli, subito. Creonte, perché mi scacci da Corinto? Ho paura di te, non userò pretesti. Ho paura che tu faccia a mia figlia un male irreparabile. Ho molte ragioni per temere. Sei abile, esperta in malefici, e soffri perché sei rimasta priva del tuo uomo. Dicono che minacci di fare del male a me, che ho dato in sposa mia figlia, a mia figlia stessa e al suo sposo. Non voglio che questo accada. È meglio farmi odiare da te ora, piuttosto che rimpiangere poi di essere stato buono. Tu hai paura di me, hai paura di subire un'offesa. Ma non temere, Creonte, non sono in grado di nuocere ad un re. E poi tu quale male mi hai fatto? Hai dato tua figlia in sposa all'uomo che ti piaceva. Io lo detesto, ma tu, penso, hai agito con saggezza. Non provi invidia per la tua fortuna. Godetevi le nozze e siate felici. Ma lascia che io rimanga in questa terra. Sopporterò l'offesa in silenzio. Mi hanno vinto i più forti. Le tue parole suonano miti, ma io temo che tu meriti qualcosa di male. Per le tue ginocchia, per la giovane sposa, ti supplico! Perdi il tuo tempo, non potrai convincermi! Non ascolti le mie preghiere, mi scacci! Più di te, io amo la mia casa! Patria mia, come ti rimpiango! È ciò che ho di più caro dopo i figli. Che sciagura, per gli uomini l'amore. Dipende, credo, dai casi della vita. Che non ti sfugga, Zeus! Il colpevole di tutto. Vattene, sciagurata libera, mi da questa pena! La pena è mia, di altre non ho bisogno! Tra poco le mie guardie ti cacceranno a forza. No, Creonte, non farlo. Io ti chiedo. Vuoi darmi altre noie a quanto pare? Me ne andrò. Non è questo che domando. Perché insisti allora? Per un solo giorno. Per questo giorno lascia che io rimanga. Voglio pensare a come mantenere i miei figli, a dove rifugiarmi, poiché dei figli il padre non si cura. Abbi pietà di loro. Sei padre anche tu, non puoi non essere clemente. Di me e dell'esilio non mi importa. È per loro che soffro, per la loro sorte. Non ho davvero il cuore di un tiranno. E spesso la mia pietà mi ha rovinato. Anche ora so di sbagliare, donna. Tuttavia avrai quello che chiedi, ma ti avverto, se all'alba di domani tu e i tuoi figli sarete ancora entro i confini di questa terra, morirai, ti giuro che non mento.
Ora però, se vuoi, rimani. Per un giorno solo. Non avrai il tempo di commettere le azioni terribili che temo. Infelice, sventurata donna, dove andrai adesso? Chi ti ospiterà? In quale casa, in quale terra troverai riparo dalle tue sventure? Oh Medea, in quale tempesta di mali senza scampo ti hanno gettata gli dèi? Sì, la mia sorte è disperata, chi potrebbe negare? Ma non finirà così, credetemi. Pensi davvero che lo avrei blandito così, se non per camere a mio vantaggio? Gli novelli sposi avranno da lottare e non poco dolore attende il suocero. Posso farli morire in molti modi e non so quale scegliere. Potrei dare fuoco alla casa, oppure penetrare il divano della stanza nuziale e affondare una spada affilata nel cuore degli sposi. Ma c'è un ostacolo. Se mi sorprendono mentre varco la soglia mi ucciderebbero. Che gioia per i miei amici. È meglio scegliere un'altra via, quella in cui sono più esperta. Sì, li ucciderò con il veleno. Difficile da sradicare, l'ho constatato spesso. Questa non è la prima volta. Se ti fossi piegata al volere dei più forti, potevi rimanere qui in questa casa e invece per i tuoi discorsi folli ti fai scacciare dal paese. Continua pure a dire che Giasone è il più infame degli uomini, non mi importa, ma per quello che hai detto contro il re e sua figlia è una fortuna che ti sia toccato solo l'esilio. Sempre ho cercato di placare l'ira dei sovrani furenti. Non volevo che te ne andassi, ma tu, ostinata nella tua follia, non smetti di parlare male di loro, perciò sarai cacciata. E tuttavia io non rinnego la mia famiglia, ed ecco, sono qui per provvedere a te, donna, perché non debba andartene. Con i figli, senza denaro, senza mezzi, dura è la strada dell'esilio. E anche se tu mi odi, io non potrei mai volerti male. Infame! Non trovo parola peggiore per descrivere la tua viltà. Osi presentarti a me essere odioso, il più odioso a me, agli dèi, a tutto il genere umano. Non è segno di coraggio né audacia guardarmi in faccia dopo tutto il male che mi hai fatto. È impudenza soltanto, il peggiore dei vizi umani. Ma hai fatto bene a venire. Dimmi, dove vado adesso? Nella mia casa, forse, da mio padre, che ho tradito, dalle sventurate figlie di Pelia. Sarebbero contenti di accogliere colei che le spinse ad uccidere il padre. Ecco come stanno le cose. A causa tua, la mia famiglia mia nemica, e ho come nemici coloro i quali non era necessario che facessi del male. Ma in cambio di tutto questo, per molte donne greche, certo, sono una moglie felice, davvero, ho un marito meraviglioso e fedele. Se devo andarmene in esilio, lontana da questa terra, sola con i miei figli soli. Che vergogna per il novello sposo. I propri figli vanno a mendicare in giro per il mondo. Ed io con loro, io che ti ho salvato. Esageri i tuoi meriti. Io credo che per la mia impresa devo la salvezza ad Afrodite sola, fra gli dèi e fra gli uomini. Volevo la cosa più importante di tutte, vivere bene, con larghezza. La povertà non ha amici e poter allevare i figli in modo degno del mio regno. Dar loro dei fratelli, fare di tutti una famiglia unica e poi così vivere felici. Tu che bisogno hai di altri figli? Io posso aiutare quelli che ho con quelli che verranno. Ho ragionato male? Non lo diresti se la gelosia non ti mordesse. Siete fatte così voi donne. Tutto funziona se funziona il letto, ma se qualcosa va male, ciò che era bello e buono diventa detestabile.
Sarebbe meglio che gli uomini generassero i figli in altro modo, che le donne non esistessero, così non ci sarebbero più guai. Non venirmi di fronte con la tua aria onesta e la tua lingua sciolta. Mi basterà dirti una cosa. Se non eri un vile, dovevi celebrare queste nozze con il mio consenso, non a mia insaputa. Mi avresti dato proprio un bel consenso se fossi venuto a parlare delle nozze a te. A te che neppure adesso sei capace di placare la furia del tuo cuore. Non per questo hai taciuto. Il matrimonio con una donna barbara non avrebbe dato lustro alla tua vecchiaia. Cerca di capire. Non è per amore di una donna che ho sposato la figlia del re, ma per salvare te, te l'ho già detto. E per poter allevare i figli in modo degno degli Orango e far dar loro dei fratelli e far sì che fossero il sostegno della mia casa. Non voglio una felicità così amara, una ricchezza che strazzi il cuore. Nessuno è colpevole. Sei tu che lo hai voluto. Che cosa ho fatto? Sono io che ho preso moglie, sono io che ti ho tradito. Hai scagliato maledizioni empie sul re. Anche per te. Io sono una maledizione. Non voglio più discutere. Se per te e per i figli vuoi del denaro che vi sia d'aiuto nell'esilio padre, sono pronto a donare con mano generosa. Ti darò anche dei segni di riconoscimento per i miei antichi ospiti che ti tratteranno bene. Se rifiuti, sei pazza. Sarà meglio per te se placi il tuo furore. Dei tuoi ospiti non ho bisogno. Non voglio nulla, non devi darmi nulla. I doni di un vile non portano fortuna. Gli dèi mi siano testimoni. Voglio essere d'aiuto a te e ai figli. Ma tu rifiuti il bene e con arroganza respingi chi ti amica. Così soffrirai di più. Vattene! Ti prenderà la voglia della novella sposa se resti troppo tempo dietro casa. E dunque voglio. Ma sono nozze le tue se un Dio mi ascolta, di cui dovrei pentirti. L'amore, quando è troppo violento, non procura agli uomini né fama né virtù. Ma se Afrodite giunge con moderazione, è una grazia divina senza pari. Odea, non colpirmi mai con la freccia del desiderio, la freccia del tuo arco d'oro che non lascia scampo. Thank you.
Saluti a te, Medea. Questo per gli amici è il saluto più bello. Saluti a te, Ege, figlio del saggio Pandione. Come mai sei qui? Da dove vieni? Vengo dall'antico oracolo di Apollo. E per quale risponso ti sei spinto fino all'ombelico del mondo? Per sapere in che modo posso avere dei figli. Non ne hai avuti tutti questi anni? Non ne ho avuti. Così ha voluto il Dio. Hai moglie o non sei sposato? Sono legato al vincolo del matrimonio. E che cosa ti ha risposto Apollo? Parole troppo ardue per la mente umana. Posso conoscere l'oracolo del Dio? Certo. Una mente sottile è quello che ci vuole. Che cosa ha detto dunque? Sei lecito saperlo. Non liberare il piede che dall'otre sporge. Prima di fare cosa? Di arrivare dove? Prima di aver fatto ritorno al focolare paterno. E come mai sei sbarcato in questa terra? C'è un tale Pitteo che regna su Trezene. Sì. È il figlio di Pelope, un uomo molto saggio. A lui voglio riferire l'oracolo di Apollo. È un uomo esperto in queste cose, saprà come aiutarti. Ed è anche il più caro fra tutti i miei amici. Buona fortuna allora, e possa tu ottenere ciò che desideri. Ma tu perché hai quegli occhi tristi e il viso così afflitto? Ege, ho il marito che è il peggiore tra gli uomini sulla terra. Che dici? Spiegati meglio. Giasone mi reca offesa e senza che io gli abbia fatto alcun male. Che cosa ha fatto? Parla più chiaramente. Ma un'altra donna, che oggi è padrone in casa mia. Ha osato davvero un'azione così infame? Prima mi amava, adesso mi disprezza. Ti ha preso in odio o si è innamorato di un'altra? Ha un amore più grande e per questo ha tradito la sua famiglia. Vada in malora, sei vile come dici. Vuole imparentarsi con la famiglia del re, questo è il suo grande amore. Chi gliela concede? Parla! È Creonte, re di questa terra! Comprendo e compatisco il tuo dolore, Medea. Sono perduta. E per di più mi scacciano da Corinto. E chi ti scaccia? Una sciagura dopo l'altra. È Creonte che mi scaccia da Corinto. E Giasone acconsente? Non è una bella azione. A parole no. È disposto a tollerare. Ed ora mi rivolgo a te. Per il tuo volto, per le tue ginocchia, ti prego, ti supplico, non lasciarmi andare sola in esilio. Accoglimi nella tua terra, in casa tua, e che gli dei ti concedano tutti i figli che desideri. Possa tu stesso essere felice. Non sai quale fortuna hai trovato in me. La tua sterilità avrà fine. Io conosco farmaci potenti. Quello che chiedi io te lo concedo, Medea. E così sia. Ma sarei più contenta se tu me lo giurassi. Non hai fiducia in me? Temi qualcosa? Mi fido. Ma la casa di Creonte, mia nemica, è anche la casa di Pelle. Dimmi su quali dei devo giurare. Giura sulla terra. E sul sole, che è il padre di mio padre, e su tutta la stirpe degli dèi. Giura che non mi scaccerai mai dalla tua terra. E se qualcuno dei miei nemici vorrà portarmi via, giura che di tua volontà non mi consegnerai mai, finché sei vivo. Per la terra e per la fulgida luce del sole, per la stirpe degli dèi tutta, io lo giuro. Farò quello che dici. Ora tutto va bene. Prosegui dunque in pace. Raggiungerò io la tua città. Non appena avrò fatto ciò che devo e ottenuto ciò che voglio. Ti accompagni fino a casa di figlio di Maia, guida degli attanti, e possa tu ottenere quello che desideri. Con mia me sei un uomo davvero nobile, Egeo. Oh Zeus, giustizia di Zeus, luce del sole, ho finalmente imboccato la strada che mi darà la vittoria sui miei nemici. Ora c'è finalmente speranza che paghi con le loro colpe. Ti rivelerò ora tutti i miei piani. Manderò a Giasone uno dei miei servi per pregarlo di venire da me. E quando sarò giunto, gli parlerò con gentilezza. Gli dirò che ha fatto bene a tradirmi per sposare la figlia del re. È una decisione utile e saggia.
ma gli chiederò che i miei figli non debbano andarsene da Corinto, non perché voglio abbandonarli in un paese ostile ed esporli agli oltraggi dei nemici, ma perché penso di uccidere la figlia del re con un inganno. Le manderò dalla sposa, con un pepe sottile e una corona d'oro. Se lei prende questi doni e se ne adorna, morirà in modo atroce, e con lei chiunque la tocchi, perché saranno intrisi di veleni potenti. Ma ora basta. Ucciderò i miei figli. Nessuno potrà salvarmi. E dopo aver distrutto tutta la casa di Jason, me ne andrò via da questa terra, via da quest'atto empio che ho osato compiere. La strage dei miei figli amatissimi. A che serve vivere? Non ho più patria, non ho più case, e alle sventure non c'è rimedio. Questo è dunque tuo piano, ma io ti dico a non farlo. È impossibile! E tu parli così perché non soffri quel che soffro io. Avrei il coraggio di uccidere i tuoi figli. Solo così Jason sarà ferito a morte. Ma ora basta, ogni parola è vana. Va e manda qui Jason. Ma dei miei piani non devi dire nulla, se mi vuoi bene davvero. E hai il cuore di donna. Dove troverai nelle mani il coraggio e nell'animo la faccia spaventosa di colpire al cuore i figli? Come potrai posare lo sguardo su di loro e condannarli a morte senza lacrime? Quando si getteranno i tuoi piedi per supplicarti, tu non potrai, con animo fermo, bagnare le tue mani con il loro sangue. Se il marito combina nuove nozze, ma il tuo animo è mutato in meglio, hai capito col tempo qual è la decisione giusta. Sei una donna saggia. Me ne andrò in esilio. Ma i figli, chiedi a Creonte che non debbano andarsene più loro, in modo che tu stesso possa allevarli. Non so se riuscirò a convincerlo, però voglio provare. Chiedi alla sposa di supplicare il padre che i figli non vadano in esilio. Certo, lo farò e spero di convincerla. Anche lei è donna. E in questo anch'io ti aiuterò. Manderò i bambini dalla sposa a portarle dei doni, un peplo sottile e una corona d'oro. Lei sarà felice, mille volte felice, di aver trovato in te uno sposo così nobile e di possedere gli ornamenti che un tempo il padre di mio padre donò ai suoi discendenti. Ma perché? Perché te ne privi? È una follia! Credi forse che non ci siano vesti, che manchi l'oro nella casa del re? Conservali tu, non darli via. Se la mia donna ha una qualche stima di me, mi preferirà l'oro, ne sono certo. Non parlare così. Si dice che i doni persuadano anche gli dèi, e per gli uomini l'oro vale più delle parole. Non c'è più speranza per la vita dei bambini. Non c'è più speranza, vanno verso la morte. La sposa infelice riceverà il dono fatale della corona d'oro. Sui capelli biondi, con le sue stesse mani, lei stessa poserà il diadema della morte. E tu, sventurato, che con tristi nozze ti sei legato alla famiglia del re, tu non sai che porta alla rovina i tuoi figli e una fine orrenda la tua sposa. Sventurato, tu non sai come ti inganni sulla tua sorte. Ma anche te compiango, e il tuo dolore, madre infelice, che i figli vuoi uccidere per un letto nuziale, il letto che il tuo sposo ha tradito per unirsi con un'altra donna. Signora, signora,
La sposa ha accolto lietamente i doni tra le sue mani. Tieni figli, nella reggia e pace. Ma allora, perché ti turbi ora che la fortuna ti è amica? Perché distogli il viso e non accogli con gioia quello che dico? Ti ho forse annunciato una sventura, senza saperlo. Credevo in un messaggio lieto, ho forse sbagliato. Tu porti una notizia. Non hai colpa. Ma allora perché abbassi gli occhi e piangi? Non posso fare altrimenti. Gli dèi e Dio della mia follia abbiamo ordito tutto questo. Ma fatti coraggio. Anche tu ritornerai con l'aiuto dei figli. Ma prima altri se ne andranno per causa mia. Non sei la sola madre costretta a separarsi dai figli. Dobbiamo sopportare le sventure con animo paziente noi mortali. È quello che farò. Ma ora tu rientri in casa e provvedi ai figli come fai ogni giorno. Bellissima notizia. Che dici? Sei impazzita forse? Hai distrutto la famiglia del re e ti rallegri alla notizia. Non hai dunque paura? Saprei come risponderti, ma ora parla e senza fretta. Dimmi come sono morta. Se la loro fine è stata atroce, mi renderai ancora più felice. Quando i tuoi figli giunsero insieme al padre alla casa degli sposi, ne fummo lieti noi servi che eravamo in pena per le tue sventure. Di bocca in bocca correva la notizia che fra te e il tuo sposo l'antica contesa era finita. Baciavamo le mani, le bionde teste dei bambini ed io, piena di gioia, li seguì nelle stanze delle donne. La padrona, che oggi onoriamo al posto tuo, prima ancora di scorgere i tuoi figli, posò lo sguardo ardente su ma poi si coprì gli occhi, distorse il volto pallido, turbata alla vista dei bambini. E allora il tuo sposo cercava di calmare la sua ira e diceva: non essere ostile alle persone che ami. Volgi la testa, placa il tuo furore. Deve esserti caro chi è caro a tuo marito. Accetta i doni che ti portano e per amor mio non condannare all'esilio questi piccoli. Quando vide i gioielli, lei non seppe resistere e tutto promise a suo marito. Prima ancora che padre e figli fossero lontani dalla casa, prende il becco ricamato e indossa. Mette sul capo la corona d'oro e davanti allo specchio luminoso si acconcia i capelli, sorridendo alla sua muta immagine. Poi si alza dal seggio e se ne va per la stanza posando i piedi caldi, leggera. Felice per i doni, si alza più volte sulle punte dei piedi per guardarsi indietro. Ma poi avviene qualcosa di terribile. Impallidisce, retrocede obliqua, tremando in tutto il corpo. Sta per cadere a terra e riesce appena ad accasciarsi sul suo seggio. Un'ancella crede che sia un attacco di follia, un assalto di panno di qualche altro dio e innalza un grido di preghiera. Poi vede la barba bianca che esce dalla bocca, le pupille stravolte, il corpo esangue. Allora emette un grido di dolore. Subito un'ancella corre a chiamare il padre, un'altra lo sposo ad annunciare la sciagura. La casa risuona tutta di passi precipitosi. Avvolta dalle fiamme, balza dal seggio e fugge, scuotendo la testa e i capelli da ogni parte per gettare via la corona. Ma l'aureo diadema resta inchiodato e ogni volta che lei scuote i capelli, il fuoco divampa più violento. Sopraffatta dal male, cade a terra. Ed ecco il padre infelice ancora ignaro che all'improvviso entra nella stanza e si getta sul suo corpo con un grido. Lo stringe fra le braccia, lo bacia e dice: figlia sventurata, quale degli dèi ti ha fatto morire in modo così indegno? Chi ti ha tolto questo vecchio così vicino alla morte? Con te voglio morire, figlia. Poi cessa di piangere e cerca di rialzarsi, ma il suo vecchio corpo resta inchiodato al peplo leggero, come l'edera ai rami dell'alloro.
fu una lotta atroce. Lui cercava di sollevare le ginocchia, lei lo teneva stretto a sé. E se tentava di staccarsi a forza, strappava dalle ossa le sue carni di vecchio. Alla fine, l'infelice non poté più resistere allo strazio e perdette ogni forza. Così spirò. Ora la figlia e il vecchio padre giacciono l'uno accanto all'altra, morti. Della tua sorte ho pietà, sventurata figlia di Creonte, che scendi nelle dimore di Ade a causa delle tue nozze con Giasone. Tutto è deciso. Ucciderò i miei figli. Non voglio indugiare a abbandonarli ad altre mani, ben più nemiche delle mie. È necessario che si muoiano, e se così deve essere, io li ucciderò. Io che li ho messi al mondo. Anche se li uccidi, tu li hai amati, sventurata Medea! O terra, o luminoso raggio del sole, guardate, guardate, la sciagurata donna, prima che alzi la mano assassina sui suoi figli. Dalla tua aurea stirpe discendono, ed è cosa tremenda che per colpa di un essere mortale il sangue di un dio bagni la terra. Ma tu, luce divina, fermala, fermala, e scaccia via dalla casa la sanguinosa Erin, strumento di un dio vendicatore. Sono stati vari che travagli di madre, li hai generati in vano, dopo aver superato il varco inospitale dell'ombrose sinfetti. Quale furore ti sconvolge l'anima, e perché strage si succede a strage? Sono funesti sulla terra gli uomini delitti di sangue, e agli assassini dei parenti il dio fa ricadere pene adeguate alla colpa. Le senti? Le grida dei figli? Oh, sventurata, oh, sciagurata donna! Sei di pietra o di ferro, sciagurata? Chi stai per uccidere con le tue stesse mani i figli che partono? Ti guarda! O se ti chiuso nel tuo sbaglio, a chi lo assicurso? Che mi difende da tutti i miei nemici. Donna maledetta, donna che sei odio agli dèi, a me e al mondo intero, hai osato levare la spada sui tuoi figli. Tu li hai generati e li hai uccisi, e hai ucciso anche me. Sono morti. Questo sarà il tuo tormento. Sono vivi invece e chiedono vendetta. Gli dèi sanno che è la prima causa di tutte le sventure. No, anche quanto è ignobile il tuo cuore. Odiami pure. Io le tue parole le detesto. Ed io le tue. È facile dirsi addio. È quello che voglio anch'io, ma come? Lascia che seppellisca e pianga questi morti. No, mai. Io li seppellirò. Io che li ho messi al mondo. Li porterò nel tempio di Eracraio, perché nessuno dei suoi nemici possa profanare la loro tomba. E qui, nella terra di Sisifo, istituirò feste solenni e riti ad espiazione di questo empio assassinio. Io me ne andrò nella terra di Ereteo per vivere con Egeo, figlio del saggio Pandione. Tu morirai di mala morte, com'è giusto, colpito al capo dal rottame di una nave argo. Questa sarà l'amara fine delle nostre nozze. Possano annientare le erinni dei figli e la giustizia del sangue. Quale dio, quale demone può dare ascolto a te tra
e spergiuro. Assassina dei figli, donna infame! Entra in casa piuttosto e seppellisci tuo amico. Lo farò, ma ho perduto i miei figli. Aspetta di essere vecchio per piangere davvero. Oh, figli amatissimi! Da me, non da te! Perché li hai uccisi allora? Per farti soffrire! Vorrei baciare le labbra dei miei figli adorati. Ora li chiami, ora li vuoi baciare, prima li scacciavi. Lascia che tocchi i loro teneri corpi. No! Mai! Tu parli al vento! Zeus nell'Olimpo è arbitro di molti eventi e molti si compiono per volere degli dèi, contro ogni speranza. Ciò che atteso non si avvera. Per ciò che non è atteso, un dio trova.